grande adesione alla giornata della ristorazione, evento nazionale organizzato da FIBE Confcommercio. 165 sono state le aziende delle province di Enna e Caltanissetta a partecipare, proponendo ai clienti un piatto nel quale il principale ingrediente è stato il pane. Per ogni piatto a tema venduto nella serata di ieri è stato donato un euro alla Caritas. Abbiamo avuto la quasi totalità degli esercenti della ristorazione che hanno aderito entusiasticamente a questa giornata, che è un po' una giornata dell'orgoglio dei ristoratori dopo il triste periodo che abbiamo attraversato. È come se un po' riagguantassimo la nostra libertà e vogliamo riprenderci la clientela, perché le abitudini di consumo extradomestico sono cambiate durante la pandemia, si sono fermate ovviamente, ma poi stentano a riprendere i normali ritmi. Quindi bisogna mettere in moto meccanismi che possano sollecitare i nostri utenti, la clientela, a ritornare nei ristoranti, che sono uno straordinario patrimonio di cultura ed arte della nostra civiltà. E quindi dobbiamo tornare ad andare al ristorante, dobbiamo scoprire le pietanze e tutte le cose che fanno i nostri cuochi, che sono bravissimi. L'interno della Sicilia credo che abbia veramente tanto da offrire e da far conoscere a tutti. Sai che ogni territorio ha le sue caratteristiche del pane, le sue specialità, e noi abbiamo delle straordinarie eccellenze. Abbiamo presentato i prodotti del Molino Riggi, che utilizza tanti frumenti antichi e che sta facendo un lavoro veramente culturale di recupero di antiche tradizioni, ottenendo dei prodotti di grandissimo sapore e soprattutto molto, molto importanti e molto esclusivi. La grande adesione ennese e nissena è stata premiata con un collegamento in diretta nazionale. Proprio perché abbiamo avuto questa grande partecipazione degli operatori, abbiamo raggiunto un livello, una cifra che in nessun altro territorio è stata raggiunta, e quindi siamo stati chiamati a partecipare alla diretta nazionale che avveniva dal Ministero dell'Agricoltura in presenza del Presidente Nazionale Sangalli, del Presidente della FIPE Stoppani e di tante autorità. Quindi è stata per noi un motivo di orgoglio per il nostro territorio, ma soprattutto per la grande intelligenza e il saper fare dei nostri ristoratori.